Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Riprendo un po' il video che avevo fatto mese fa circa sul nuovo abbeveratoio delle galline. È perfetto, funziona bene, nessun problema, ma ovviamente, come vi avevo accennato, si sporca. Ecco qua la sporcizia. Vedete? Il loro becco contiene ovviamente polvere, rimasugli di cibo, quello che è, quando vanno a bere si forma questa polverina. Allora io lo pulisco così. Allora, smuovo il tutto con un panno, uno scotch, un pezzo di carta, quello che è. Cambio l'acqua, c'è qualche pozzo più grosso, togliamo a mano. Una pulita, togliamo la polvere, poi le pulisco, queste tornano nuove. Ecco qua. Fatto questo, introduco un nuovo argomento, l'aceto di mele. Lo sto utilizzando da circa un mese e mezzo. Prima di parlarmene volevo vedere se funzionava, soprattutto se lo accettavano le galline. Allora, un cucchiaio da cucina per ogni litro d'acqua. Qui dentro 15 litri, 10-15 cucchiai. Perché l'aceto di mele? I motivi sono sostanzialmente due. Abbassa la carica batterica che c'è all'interno del contenitore, quindi dei tubi, quindi la muffa e le alghe si formano un pochino più lentamente e fornisce sali minerali preziosi alle nostre galline. Andateci piano magari all'inizio, le mie non l'avevano mai assaggiato, all'inizio erano un po' titubanti, ne ho messo poco, un po' alla volta, 5 cucchiai, poi 10, poi sono arrivato a 15. Nel giro di 2-3 settimane hanno capito un attimino, hanno accettato il gusto. Oh, mi fermo qua, ne ho messi 10 perché non è pieno. Adesso aggiungo l'acqua pulita, fresca. Questa operazione, onestamente, la faccio molto spesso, un paio di volte a settimana sempre. La pulizia ogni 2-3 giorni, quindi anche quello un paio di volte a settimana. Il rabocco all'occorrenza, ma non ci vado lontano. Ecco qua, mancheranno 6-7 litri. Il coperchio non lo posso chiudere tutto, perché altrimenti non uscirebbe l'acqua, devo lasciarlo socchiuso. In questo modo per qualche giorno siamo a posto. Se vogliamo, rispetto all'altro, si sporcano leggermente un pochino più velocemente, essendo piccolini raccolgono forse più, si vede di più lo sporco, insomma. Però c'è da dire che, visto che apprezzano molto e ormai si sono abituati, lo spurgo dell'acqua, come vi avevo fatto vedere, non lo faccio più lì, perché non ho svuotato l'impianto, altrimenti avrei dovuto farlo. Non regolo più niente, ormai sono regolati, è abbastanza precisa come regolazione e per qualche giorno sono a posto. Ok, termino il video, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo, se avete lo stesso sistema. Io ve lo raccomando, costa poco e va abbastanza bene. Adesso vedremo in inverno come si comporterà, male che va, utilizzerò il vecchio sistema, il abbeveratoio quello classico, messo dentro il ricovero notturno che sarà coibentato e quindi l'acqua sarà sopra il punto di congelamento. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.